mette il fischietto alla bocca e certifica che dopo 24 anni il Torino torna a battere l'Inter in casa. Non succedeva dal 1994, con una partita cinica, cattiva, solida e fortunata. Spalletti con un sorriso beffardo non riesce a scavalcare la Roma. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il Torino batte l'Inter 1-0 grazie al gol dell'ex Adem Ljajic su assist di De Silvestri al 36esimo minuto del primo tempo. Che cosa dobbiamo dire oggi? Che c'è da dire? Abbiamo fatto circa 15 tiri in porta, 17 calci d'angolo, 16-17 ho perso il conto. Il Torino ha battuto un solo calcio d'angolo. Avranno fatto in tutto 3 o 4 tiri, tutti diciamo all'inizio del secondo tempo, quando eravamo ancora un po' scossi dal loro vantaggio, perché altrimenti non sono mai stati in partita. E oggi l'hanno vinta Ljajic e Sirigu alla fine, perché Ljajic ha fatto il gol e gliene va dato atto, anche se per il resto non l'ho visto praticamente mai creare occasioni da gol, così come quel geniaccio di Belotti che non ha fatto nulla, che di solito fa il fenomeno col Torino, poi quando va in nazionale sparisce, chissà. Forse sarà, non lo so, sarà una magia. Sirigu ha fatto i miracoli dal primo al 94esimo minuto. Sorridono queste, ma che ve sorridete? Alla fine hanno avuto una fortuna pazzesca, sfacciata. E Sirigu ha fatto dei miracoli pazzeschi su Icardi, su Candreva che Spalletti ha tolto, mi auguro, perché era infortunato, perché si era fatto male, perché se l'avesse tolto così per scelta tecnica. Significherebbe veramente che Spalletti ormai non ci sta capendo più niente, perché se togli Candreva e non togli uno dei due centrocampisti, Gagliardini o Brozovic, che sono ammoniti e quindi rischiano, allora vuol dire che non ci stai più con la testa. Caramo e Rafinha hanno cambiato la partita in positivo, ma non è bastato. L'inserimento di Ranocchia come seconda punta vicino ad Icardi è stato intelligente, ma andava fatto prima, secondo me, e secondo me bisognava inserire comunque Eder, che da sempre una buona qualità alla manovra offensiva, anche se magari a volte non è in partita, non riesce ad entrare in partita perché ha troppo poco tempo a disposizione, è pur sempre un giocatore veloce di qualità molto offensivo, ma Spalletti non è stato evidentemente di questa opinione. Io Spalletti lo rispetto, non lo critico mai, ultimamente l'Inter mi sta piacendo, mi è piaciuta oggi, però qualche scelta tecnica mister si potrebbe fare meglio, diciamoci la verità. Insomma, questo è uno sfogo più che altro contro la sfortuna, perché bisogna ridere per non piangere oggi. Pazzesco, abbiamo tirato, creato occasioni, beneficiato di tanti calci d'angolo, messo in difficoltà, schiacciato il Torino per praticamente più di 80 minuti globalmente, perché il Torino più di 5-10 minuti di possesso palla non ce l'ha avuti oggi. E pochissimi sono stati impiegati per fare male in attacco. L'azione del gol e un altro paio di occasioni a inizio secondo tempo, quel tacco di De Silvestri col miracolo di Handanovic è un'altra occasione, massimo, per il resto il Torino è stato a guardare e a difendere, punto, contando sull'esperienza dei propri difensori e basta. Mazzarri, ti è andata bene, sei contento Mazzarri, vuoi un applauso, sei contento, è andata bene, però non ti preoccupare che c'hai una squadretta che veramente non ha fatto nulla e non andrai lontano, tieniti questi 45 punti in campionato, tieniti questo decimo, nono posto, noi intanto stiamo sopra, quindi stati zitto. E non perché già so quello che dirà. D'altronde tutti gli ex allenatori dell'Inter sono sempre pronti per buttare fango su di noi, ma alla fine non hanno mai ragione. Mazzarri, Gasperini, ne sappiamo qualcosa. Lasciamo perdere, ragazzi. Ha perso la Roma, abbiamo perso noi. Siamo in un buon momento. Il pareggio col Milan, le vittorie con Sampdoria e Chievo, la grande prestazione di oggi. Riprendiamoci e vediamo di tornare alla vittoria già dalla prossima settimana, perché siamo in grado di farlo e meritiamo questa Champions. Ci dobbiamo credere. E comunque pure l'Europa League non è che sia male, sia chiaro. Però dobbiamo lottare perché possiamo fare tanto. Fatemi sapere nei commenti se volete cosa pensate di questo Torino-Inter 1-0. Io non ho praticamente nient'altro da dire. È una vergogna perché è una sfortuna colossale. Comunque, non ce la possiamo prendere con nessuno. Accettiamolo. Noi ci vediamo presto con un nuovo pre-partita e post-partita dell'Inter. E niente. Ciao a tutti. Sempre e comunque, forza Inter. Nella gioia, ma soprattutto nel dolore. Ciao ragazzi.